La Grey Tapir vuole imitare le grosse mosche della pietra che compaiono sulla superficie di molti nostri fiumi nella bella stagione. Questi insetti sono particolarmente attivi al crepuscolo e amano pattinare sull'acqua per spostarsi da un riparo all'altro o quando depongono le uova. Scegliamo un amo a gambo dritto di misura compresa tra il 14 e il 10 e inseriamolo nella ganascia del morsetto. Prendiamo il bobinatore caricato con la seta di montaggio beige e fissiamo il filato sul gambo dell'uncino, portandolo poi in prossimità della curva. Con le forbicine tagliamo l'eccedenza della seta da costruzione. Quindi selezioniamo da un collo di gallo di colore blue dun una hackle piuttosto lunga e strappiamo via le barbe che ricoprono il suo tratto centrale e parte di quello apicale. Questa operazione va compiuta prima su un lato della piuma e poi sull'altro, rimuovendo piccoli ciuffetti di barbe alla volta fino a mettere a nudo il calamo. Afferriamo l'hackle poco sotto la sua punta e con le forbicine eliminiamo parte della sua sezione apicale. In questo modo otterremo il sottile stelo che ci servirà per l'anellatura della mosca. Adagiamo l'estremità del calamo dell'hackle sulla porzione inferiore del gambo dell'amo. E leghiamolo con stretti passaggi del filo beige, così che la base della piuma si protragga all'indietro. Passiamo la specifica cera da dubbing lungo un breve tratto della seta di montaggio, così da renderlo appiccicoso. Prendiamo una maschera facciale di lepre e strappiamo piccoli ciuffi di pelo dalla zona delle guance. Distribuiamo il pelo della lepre sul tratto di seta ingrassato con la cera. E con i polpastrelli delle dita di una mano arricciamolo su se stesso per comporre un sottile cordoncino. Avvolgiamo il cordoncino di pelo lungo i due terzi posteriori dell'asse dell'amo, facendogli compiere giri uniformi e ben stretti e cercando di conferire una leggera forma conica al busto dell'insidia. Se il dubbing si allenta, va nuovamente ruotato e serrato. Nel caso avessimo composto un cordoncino insufficiente per formare l'intero corpo, possiamo distribuire e arrotolare un altro pizzico di pelo sulla seta di montaggio. Se il cordoncino si rivela troppo lungo perché è preparato con una quantità di pelo sovrabbondante, prima di completare il corpo dobbiamo rimuovere il materiale in eccesso, strappandolo a pizzichi. Fatto ciò, serriamo nuovamente il dubbing e ultimiamo il busto dell'artificiale. Afferriamo il calamo dell'hackle e giriamolo in ampi passaggi attorno al corpo. Le spire dell'anellatura possono avere tutte la stessa ampiezza oppure allargarsi leggermente mentre ci avviciniamo all'estremità anteriore dell'addome. Questo rigaggio ha lo scopo sia di imitare gli anelli del corpo di un plecottero, sia di mantenere compatto il pelo della lepre addosso all'amo. Fermiamo il calamo dell'hackle con qualche giro della seta di montaggio e tagliamo la sua eccedenza con le forbicine. Da una porzione di pelliccia di cervo afferriamo un consistente ciuffo di pelo. Teniamo ben fermi i peli per farli rimanere allineati e tagliamoli in prossimità del loro punto di innesto nella pelle. Rimuoviamo parte della fine peluria alla base del ciuffo e adagiamolo sull'amo. Afferriamo il ciuffo con le dita della mano sinistra e facciamo passare due larghi giri di seta beige attorno ai peli e all'amo. Quindi serriamo il filo da costruzione tirandolo con energia verso l'alto. Continuiamo ad avvolgere la seta dirigendola verso l'occhiello dell'uncino. Prendiamo le forbicine e rimuoviamo a piccoli ciuffi le eccedenze basali dei peli di cervo. I tagli vanno compiuti quasi a filo dell'amo. E per facilitare l'operazione possiamo ruotare di volta in volta la testa del morsetto, così da avere la mosca sempre nella posizione più comoda per svolgere il lavoro. Giriamo ripetutamente la seta da costruzione attorno al terzo anteriore del gambo dell'amo, cercando di ricoprire parzialmente i moncherini dei peli. Da un collo di gallo blue dun scegliamo due hackles che abbiano le fibre lunghe quanto l'asse dell'amo. Le migliori piume per realizzare i collarini di galleggiamento le troveremo nella zona centrale dello scalpo, quindi stacchiamone due dal medesimo punto. Con la forbicina rimuoviamo parte della sezione basale delle hackles.
Il taglio va eseguito dove le piume cominciano ad avere un profilo più regolare, così da rimuovere la porzione con una silhouette marcatamente triangolare. Strappiamo le fibre lungo un breve tratto del moncherino della prima piuma e ripetiamo tale operazione anche all'estremità della seconda hackle. Poniamo una sopra l'altra le piume di gallo, allineiamo i loro moncherini e afferriamole con le dita della mano sinistra in modo che la loro schiena, vale a dire il loro interno meno lucido, sia a contatto del polpastrello del pollice. Accostiamo le estremità basali delle due hackles al terzo anteriore del gambo dell'amo e fissiamole con alcuni stretti giri della seta di montaggio. Prendiamo la molletta per le hackles e agganciamola all'apice della prima piuma di gallo. Avvolgiamo l'hackle attorno al terzo anteriore del gambo dell'amo, girandola in strette spire e con la sua schiena rivolta sempre verso l'occhiello. Evitiamo di compiere giri troppo larghi o addirittura di sovrapporre i passaggi della piuma, altrimenti il collarino assumerà un aspetto scomposto e irregolare. Giunti appena dietro l'occhiello, fermiamo il tratto apicale dell'hackle con due o tre passaggi di seta di montaggio. La piuma va mantenuta sempre in tensione mentre la leghiamo, altrimenti il collarino può allentarsi. Con le forbicine tagliamo la porzione eccedente dell'hackle, quindi afferriamo con le mollette la punta della seconda piuma e avvolgiamo anche questa attorno al terzo anteriore dell'asse dell'uncino. La seconda hackle infoltirà il collarino e ne esalterà la galleggiabilità. Per ottenere un buon risultato sotto il profilo estetico, bisogna far compiere alla piuma lo stesso numero di giri della precedente, così che le spire delle due hackles si accostino le une alle altre senza mai sovrapporsi. Fermiamo anche la seconda hackle subito dietro l'occhiello e tagliamo la sua porzione eccedente. Rimuoviamo con le forbicine anche tutte quelle fibre che abbiamo catturato accidentalmente con i giri di seta. Formiamo la testa della mosca con il filato beige e saldiamola con una serie di nodini realizzati con l'annodatore. L'uso dell'annodatore ci permette di distribuire con precisione il filato dietro l'occhiello e sagomare correttamente la testina della mosca. Serriamo i nodini e tagliamo la seta di montaggio. Infine, applichiamo una goccia di colla sul capo dell'insidia per bloccare definitivamente le spire del filo da costruzione. Se il collante entra nell'occhiello, possiamo rimuoverlo inserendovi la punta dell'ago di montaggio. Il montaggio della Grey Tapir è terminato e la mosca può essere innescata in una prossima battuta di pesca.